E do la parola a due degli esponenti più significativi in campo biologico e in campo andrologico che si sono occupati di questi temi in questi anni, su questo argomento molto specifico e particolare del recupero degli spermatozoi quando abbiamo una zoospermia. Tra l'altro è un discorso molto interessante perché recentemente sono nate due meta-analisi, una tutta italiana, metanasi policentrica, e un'altra danese, nord europea e nord americana, in cui si sono un po' ipertrofizzati alcuni concetti di semplificazione di questi recuperi, sottolineando come alcune volte in situazioni di azospermia difficile può essere anche non indicato portarsi verso delle soluzioni chirurgiche più complesse, più drammatiche, perché il recupero è molto modesto e le complicanze tendono ad aumentare. Detto questo, lascio la parola a Mirko. Buongiorno a tutti. Allora, vediamo subito qual è il tema in cui ci inseriamo, cioè lo spermatozoo recuperato chirurgicamente dall'andrologo e identificato dal biologo. Passiamo già a una situazione clinica che è molto più compromessa, è la situazione clinica dove l'andrologo deve maggiormente confrontarsi con il biologo, cioè quando abbiamo una situazione di azoospermia e dobbiamo prospettare un recupero di spermatozoi dal testicolo per poter offrire alla coppia una possibilità di gravidanza. È già stato accennato stamattina dalla professoressa Gandini la differenza tra azoospermia ostruttiva e azoospermia non ostruttiva. I dati percentuali sono più ottimistici di quelli che ha riportato la professoressa Gandini, che erano superiori all'80% per l'azoospermia non ostruttiva. Questi sono due studi molto importanti in cui hanno valutato uno più di 1000 pazienti, l'altro quasi 700. È stata riscontrata una zoospermia non ostruttiva nel 65% dei casi e una zoospermia ostruttiva nel 35% dei casi. Fatto sta che la non ostruttiva è comunque di gran lunga la percentuale preponderante. Però la cosa che dobbiamo subito sottolineare è che il ruolo dell'andrologo inizialmente si ferma nel primo step, cioè il primo step è quello del recupero degli spermatozoi. Il recupero degli spermatozoi in tutti gli studi, in tutte le meta-analisi che confrontano i risultati tra varie tecniche di prelievo chirurgico si basano fondamentalmente sul tasso di recupero, cioè sullo sperm retrieval rate, e quasi nessuno studio va a vedere poi il risultato finale che interessa poi la coppia, cioè il bambino sano in braccio. E è una strada in salita, come vedete, non è una strada molto semplice. Ci sono tutti i vari passaggi che dipendono a questo punto non più tanto dall'andrologo che fa il prelievo, quanto dal ginecologo, ovviamente, che ha preparato la donna a accogliere l'uovo fecondato, e soprattutto dalla competenza del laboratorio. Lascio adesso la parola alla dottoressa Scarselli, che vi dirà un pochettino quale può essere la risposta che il biologo può dare all'andrologo in questo campo. Allora, io intanto volevo ringraziare la dottoressa Rienzi e il professor Franco e tutti quanti. Cercherò di farvi vedere un po' quello che noi facciamo in laboratorio per capire e valutare delle situazioni che normalmente possono verificarsi. Parto con questo, è stato già detto e ribadito, comunque la zoospermia nella popolazione si riscontra a livello maschile al 1-3%, fino al 10-15% nella popolazione infertile. Si distingue la zoospermia ostruttiva e non ostruttiva. La zoospermia ostruttiva prevede una spermatogenesi normale e l'altra invece è molto più complicata, poi verrà trattata successivamente e quindi diciamo che non la tratto.
Tutto questo ovviamente per alcuni tipi di azoospermia, quello che è stato possibile fare per poter dare ai pazienti azoospermici la possibilità comunque di diventare padri o genitori, è stata molto importante la ICSI. Queste sono le varie cause dell'azoospermia, ci possono essere, diciamo, nell'azoospermia ostruttiva un blocco maturativo nel tratto riproduttivo maschile, e la spermatogenesi appunto è normale, però gli spermatozoi sono intrappolati a livello dell'epididimo e l'assenza degli spermatozoi potrebbe essere dovuta a una normalità degli epididimi, dei vasi deferenti e dedotti dai coagulatori. Inoltre ci sono anche delle cause che sono appunto congenite, quali l'assenza, la fibrosi cistica con l'assenza dei vasi deferenti monobilaterale. Questa è una bella review che io avevo così soltanto farvela vedere, perché comunque parla proprio di tutta la zoospermia e penso che sia forse utile, e comunque si può trattare in qualche modo anche in maniera chirurgica. Vabbè, la spermatogenesi l'abbiamo poi probabilmente visto, o comunque quello che noi in qualche modo dobbiamo valutare è il prelievo chirurgico degli spermatozoi, il recupero degli spermatozoi con il congelamento, quando è possibile ovviamente si congela, e cercare di capire se c'è un danno allo spermatozoo in qualsiasi caso. Questo è quello che facciamo in realtà nel laboratorio. Adesso poi darò la parola al dottor Castiglione, giusto per farvi capire un attimino cosa accade. Come si mette? Sta andando il video, non so come fermarlo il video, come fare la pausa per dare la parola. Dov'è la pausa? No, non me ne dà le informazioni. Ok, ecco. Allora prendo io la parola e vediamo un attimino di capire cosa dobbiamo fare e cosa possiamo fare per i pazienti azoospermici. Distinguiamo innanzitutto la zoospermia ostruttiva. Il tema che ci è stato affidato è quello del prelievo percutaneo. Prelievo percutaneo, però devo fare una premessa, il prelievo percutaneo si va a confrontare con il prelievo chirurgico. Prelievo chirurgico che però in pratica deve anche questo confrontarsi con quello che dicono le linee guida della le linee guida della Società Europea di Urologia, a cui noi ci rifacciamo, e c'è un grado di raccomandazione importante, un grado di raccomandazione comunque di grado B, che dice che quando noi ci troviamo di fronte ad una azoospermia ostruttiva dobbiamo, quando possibile, ricanalizzare la via seminale. Ricanalizzare la via seminale ovviamente significa che lo deve fare un chirurgo esperto nella ricanalizzazione delle vie seminali, quindi non tutti i centri sono in grado di farlo, ma l'andrologo che è in grado di farlo deve comunque proporlo, soprattutto tenendo conto però anche del contesto. Se è una donna a 40 anni forse non è proponibile una ricanalizzazione, e comunque tutte le volte che facciamo una ricanalizzazione dobbiamo contestualmente effettuare un prelievo chirurgico, perché non sappiamo a priori se questo intervento andrà a buon fine o meno. Le tecniche di recupero degli spermatozoi, dicevo, si devono anche confrontare con quelle percutanee, con quelle che sono le tecniche chirurgiche. Ho cancellato le due tecniche obsolete e non ve ne parlo neppure, e cancelliamo ovviamente anche la microtese, perché è assurdo fare una microtese in un paziente ostruito. Rimangono le tecniche percutanee di prelievo dal testicolo e le tecniche percutanee di prelievo dall'epididimo, che vanno confrontate a questo punto con le tecniche chirurgiche, quella dal testicolo con la tese e quella dall'epididimo con la mesa. Qual è il recupero ideale? Quello che è meno invasivo, quello che provoca il minor danno, e quindi quello che
a questo punto interviene la biologa, quello che è per il biologo l'ideale da trattare in laboratorio per ottenere il risultato finale, cioè ottenere la fecondazione. Passo adesso la parola alla dottoressa. Vabbè, queste sono le tecniche di recupero su qualche dato dato da ESMENS, l'ultimo su una tecnica di aspetti di laboratorio e chirurgiche sulla pesa più che altro. Questo è quanto succede in laboratorio. Allora, in generale, perché si vede così? Cioè la preparazione del campione dopo un prelievo testicolare con un ago aspirato. Viene valutato un piccolo quantitativo di materiale all'interno di una provetta sterile per vedere se effettivamente sono stati recuperati gli spermatozoi, circa un 5 microlitri. Ovviamente tutti i passaggi, voi ben sapete, sono testimoniati e ogni passaggio è cruciale. Tutto il materiale viene recuperato. Questo è nella fase operativa già, il materiale viene lavato, si recupera possibilmente tutto, non si spreca niente, tutto il sovrannatante viene conservato, si fanno delle piccole strisce con una pastèr. E al centro c'è una goccia di PVP perché comunque è una situazione a livello operativa, cioè c'è la moglie che è stata stimolata, quindi ci siamo degli ovociti da inseminare e si devono trovare gli spermatozoi. Le strisce del materiale non vengono tutte prese, ma una parte viene comunque conservata. Se c'è la necessità, ovviamente si crea un conserva. Vengono allargate in maniera tale che il campo è possibile visualizzarlo meglio ed è possibile visualizzare all'inverto microscopio gli spermatozoi. Questa è la preparazione finale con olio. Questo ho soltanto voluto riportare la Cochrane del 2011 sulle tecniche chirurgiche di ritrovamento prima nelle azoospermie, prima di poter fare la ICSI, e l'altra è una vecchia una vecchia pubblicazione di Silber, ma è sempre utile, che confronta tutte le varie tecniche e sostiene che comunque tutti hanno avuto figli a seconda delle azoospermie, sia ostruttive che non ostruttive. Su questa mi vorrei soffermare un po' di più. La dottoressa Gandini forse prima aveva già presentato un po' il danno allo spermatozoo. Che cosa succede in qualche modo, come è possibile visualizzare, o se c'è un modo per visualizzare se uno spermatozoo va bene o va male, se è idoneo o non idoneo, perché è vero che noi li troviamo gli spermatozoi, li inseminiamo, siamo noi che li inseminiamo. Cerchiamo comunque di tenere presente la morfologia, la motilità, però non sappiamo effettivamente se quello spermatozoo poi sarà competente. Durante la spermatogenesi, appunto, cioè possono andare incontro gli spermatozoi apoptosi a livello dell'epitelio dei tuboli seminiferi, difetti nel rimodellamento della cromatina durante tutto il processo, quindi danno indotto anche da parte dei radicali dell'ossigeno durante la migrazione dei tuboli, e ci possono essere delle attivazioni e quindi dell'apoptosi che può non dare danno o morte cellulare, cioè l'attivazione della caspasi e l'endonucleasi, quindi si possono trovare dei tagli a livello del DNA che però non sappiamo quanto poi il danno possa essere recuperato dall'ovocita o altre tipologie di danno. Quindi diciamo che ci può essere un'origine del danno che possiamo considerare multifattoriale, e io devo dire che qui apriamo veramente una strada che non riusciamo più, nel senso che è soltanto una premessa. Sono tantissimi, bisogna considerarli, è comunque anche vero che l'ovocita ha la possibilità di riparare queste tipologie di danni, non tutti. E quindi difettosa ricombinazione durante la spermatogenesi, rotture del DNA durante il crossing over, alterata la maturazione spermatica,
alterato rapporto delle protammine, processo apoptotico che l'avevo già detto prima, stress ossidativo, infezioni batteriche, temperatura del testicolo, eccetera. E questo è quanto poi in realtà noi facciamo sulla ricerca, però non andiamo appunto, vediamo quello che cerchiamo di valorizzare, vedere lo spermatozoo. Queste sono cellule, globuli del sangue e cellule della linea spermatogenica. Si preleva lo spermatozoo, quelli idonei, cioè il numero sufficiente per poter essere inseminati e inseminare gli ovociti. Si depositano con una pipetta da etching, che è leggermente è diversa dalle pipette classiche da X in quanto ha un diametro un po' più grande, e questo ci permette di considerare anche un campione sporco, cioè così possiamo isolare meglio gli spermatozoi fino a un numero sufficiente per poter essere inseminato. E ritornando al discorso di prima, appunto, l'ovocita ripara il danno. Ci sono vari articoli su questo, io ne ho portati solo alcuni perché veramente ne sappiamo, secondo me, poco ancora. Quello che sappiamo è che il danno dello spermatozoo può essere riparato dall'ovocita fino all'8%. E questo ce lo dice Amaidi nel 99 già, ma non sappiamo il danno, cioè ripara fino all'8%, ma non sappiamo appunto sul totale che cosa fa. E il danno non riparato può dare arresto dello sviluppo embrionale, oppure si ripara il danno, quindi si prosegue nella fertilizzazione, poi nel clivaggio, e quindi può andare bene, va bene. O ci possono essere delle riparazioni parziali, per cui possono esserci poi degli effetti sulla prole, sui figli. E qui è ancora tutto da vedere e verificare. Mi era piaciuto un articolo, che è questo di Carrel del 2014 su Human Reproduction, che parlava di 215 pazienti e classificava il tipo di danno con il COMET facendo tre passaggi, cioè da 0 a 30 il danno lieve, da 30 a 70 un danno medio e superiore a 70 un danno grave. Però quello che lui considerava erano tre step, cioè un danno nella prima fase molto molto precoce, cioè a livello di fertilizzazione, un danno precoce, che è quello dello sviluppo a due cellule dove c'è l'arresto, e un danno tardivo, che forse è quello che conosciamo di più, che è il danno paterno tardivo. Però lo prendeva in esame su diverse categorie di donne, cioè su donne che avevano soltanto un problema femminile, quindi solo donne con problematiche femminili, con un'infertilità spiegata, e solo danno maschile. E a seconda di questa tipologia, quindi, il danno può essere in qualche modo dato a diversi sviluppi. Ad esempio, in quelle femminili c'è un danno molto più precoce a livello dello zigote piuttosto che nello sviluppo a due cellule. E questo un po' forse ci fa riflettere quanto è complicato appunto esaminare poi una serie di fattori che forse neanche noi sappiamo bene. Cosa comunque si va a fare è quello che noi, è una tecnica, e non è stato definito da nessuna Cochrane quale tecnica utilizzare piuttosto che la pesa o altre tipologie di tecniche, se non gli autori definiscono che comunque si deve dare la priorità alla tecnica meno invasiva. Questa è un'altra review che dice che comunque non ci sono differenze sui bambini nati e sulle varie tecniche utilizzate. E qui era giusto per farvi vedere, non è una meta-analisi, non c'entra con le azoospermie ostruttive nel mio caso, ma comunque è per far capire che comunque o fresco o congelato lo spermatozoo può andare bene comunque, e sia per la fecondazione che nella gravidanza clinica.
anche questi sono vari articoli comunque che riportano più o meno che non ci sono differenze negli spermatozoi testicolari sia da fresco che da inseminato, sia in termini di gravidanza che di parti, e sembrerebbe che l'oziologia nella zoospermia non influenza il risultato clinico. In realtà ad oggi, adesso si stanno un po' cambiando le cose, non sempre è così, sembrerebbe che l'eziologia in qualche modo influenzi poi il dato clinico. Quest'altro articolo, che comunque gli studi sulle malformazioni più che altro maggiori dei bambini nati da spermatozoi testicolari è lo stesso dai bambini nati con ICSI, con eiaculato. Questa è un'altra rivista che mette a confronto le varie tecniche, e anche qui non ci sono differenze nell'uso degli spermatozoi sia da tesa che da pesa e dalle varie tecniche, cioè abbiamo comunque gli stessi risultati. Questo è un test che noi facciamo in laboratorio, è ancora molto in fase di sviluppo, perché ancora non so dargli un senso in realtà, nel senso che nei testicolari facciamo questo test per capire un po' meglio che cosa succede sulla valutazione della cromatina condensata o decondensata. Questo è da quello che siamo partiti, e in realtà quello che poi noi ci aspettiamo, almeno per me è stata abbastanza una sorpresa pensare che comunque io mi sarei aspettata che comunque nel testicolare ci fossero la maggior parte di forme immature, quindi nella mia mente potevo presupporre che potessero essere, diciamo, più immaturi, che vengono colorati comunque, diciamo, in blu, rispetto a quelli maturi che hanno un'adeguata compattazione cromatinica, quindi non sono decondensati e risultano incolori, per cui c'è un apporto di protammine, le protammine vengono comunque sostituite dagli stoni, cioè le protammine si sostituiscono, ma non sempre è così, ed è stato abbastanza una sorpresa, almeno molto in generale, cosa che io non mi sarei aspettata, trovare comunque delle forme mature a livello del testicolo, o viceversa trovare delle forme molto immature a livello delle zoospermie ostruttive. In realtà noi facciamo nel nostro centro, la gran parte abbiamo sempre considerato le zoospermie ostruttive più che altro per in relazione alla genesia dei deferenti per fibrosi cistica, e negli ultimi anni una delle tecniche che ha preso forse maggiormente piede è quella della diagnosi preimpianto, e qui ho riportato dei dati che forse potremmo comunque valutare e pensarci su quello che succedeva prima e quello che succede adesso con la diagnosi preimpianto. E su un numero di casi piccolo, comunque sul numero di cicli con PGS 31 fatti, 26 transfer effettuati, sono nati 15 bambini, e quindi un 57.8%, 7%, verso gli stessi cicli senza PGS, un numero di 71 casi, 64 transfer eseguiti con 21 bambini nati, un 33% riportato. E quindi forse potremmo considerarla magari come un futuro, come una delle tecniche che forse potrebbe essere comunque valutata. E questo forse è il futuro, non lo so, io l'ho voluta mettere così, magari è possibile che questo possa accadere. Ringrazio tutti i miei colleghi e lo staff. Sì, allora niente. E adesso? Allora, in attesa che il futuro sia tra noi, quindi che ci sia lo spermatozoo prodotto in vitro, l'andrologo ha ancora un ruolo. E vediamo che la... capito, questo parte e va... Il confronto adesso, dicevo prima, è con la mesa. La mesa che vuol dire aspirazione microscopica degli spermatozoi dall'epididimo.
si aspirano dalla testa dell'epididimo solitamente, quando c'è una zoospermia di tipo ostruttivo, richiede una certa esperienza di microchirurgia, richiede la presenza di un microscopio operatore, richiede solitamente l'anestesia generale e quindi a fronte di una relativa maggior possibilità di recupero di spermatozoi, un campione più pulito perché al microscopio operatore riusciamo ad evitare di aspirare il sangue, possiamo anche scegliere i tubuli maggiori, però senz'altro una tecnologia più complessa ed effettuabile soltanto in centri di eccellenza, e anche questi centri di eccellenza l'hanno ormai abbandonata perché abbiamo le tecniche percutanee di prelievo di spermatozoi che possono essere a livello dell'epididimo, si chiama pesa, oppure a livello del testicolo e si chiama tesa. Qui sono i primi dati che poi sono rimasti anche gli ultimi che hanno confrontato la pesa con la mesa e non è stata dimostrata nessuna differenza significativa né in tasso di fertilizzazione né in tasso di gravidanza, in niente, e praticamente non c'era nessuna differenza tra pesa e mesa. A questo punto la tecnica che solitamente viene utilizzata è la tesa o tefna. Tesa significa aspirazione del testicolo attraverso ago butterfly collegato con una siringa che crea il vuoto, e fra un attimo vedremo il filmato, e la tefna invece direttamente l'aspirazione dal testicolo con una siringa. È semplice, ripetibile, permette un buon recupero nelle situazioni di azospermia ostruttiva che vanno dal 67% nei casi più disastrati, in cui effettivamente probabilmente non era un'ostruttiva, al 100% nei casi veramente ostruttivi. Gli svantaggi, qui ho messo un punto di domanda, c'è un lavoro che risale al 2008 in cui si diceva che gli spermatozoi recuperati dalla tesa non permettevano la crioconservazione. Questa è una domanda che rivolgo ovviamente ai biologi. La tesa non sarebbe totalmente esente da complicanze, nel 7% dei casi è stato riportato un ematoma dopo la tesa. Adesso questo è il filmato a cui mi riferivo, se riesco a farlo partire, scusatemi, non sono mai riuscito a farlo partire. Perché? Scusate. Non vedo la freccia per farlo partire. Ecco. Perfetto, grazie. Allora, questo filmato mi è stato gentilmente dato dal professor Franco, a cui mi sono rivolto implorandolo, perché dicevo, guarda, non riesco a fare un filmato decente, e quindi lui è stato gentilissimo a darmi un filmato molto didattico. Qui viene a... Ha fatto uno scambio alla base. Sì. Io Questa è l'anestesia, si fa in anestesia locale, quindi si anestetizza il funicolo con della carbocaina. Questo è quello che dicevo, l'ago butterfly, questo è un 21G, si crea il vuoto, si clampa il tubicino, quindi una volta creato il vuoto, attraverso la stessa puntura percutanea si fanno dei movimenti avanti e indietro con l'ago in modo da rompere i tubuli, rompere esattamente. Ecco, avete visto che il vuoto in qualche caso permette di estrarre proprio il tubulo. Si chiama il biologo che arriva con la piastra. Aspetta, che provo a rimettere col il medium. E poi si lava il tubo con il medium. E con l'aria si cerca di espellere tutto il contenuto della cannula all'interno della piastra. L'operazione si ripete, può essere ripetuta attraverso lo stesso pertugio. Io la posso far vedere? Sì. Sì.
Io posso far rivedere l'altro, ma io qui non riesco a far partire. Io non riesco a far partire il. Non capisco. Okay. Vabbè, posso far ripartire il video se volete? Posso far ripartire il video? No, il tuo video? Quello della ricerca degli spermatozoi. Se parte. Ok. Allora, a proposito, ritornando alla pesa come tecnica di prelievo dall'epididimo, il lavoro più corposo è stato pubblicato dal gruppo di Montreal di Zini, che non ha pubblicato soltanto sulla frammentazione del DNA. Sono 255 pesa consecutive e sono andati a vedere quanto avevano recuperato e la qualità del recupero. Il 75,3% hanno recuperato spermatozoi mobili, il 9,4% rari spermatozoi mobili, il 10,6% non ha recuperato spermatozoi mobili, il 4,2% non ha recuperato per nulla. Per cui, facendo una rivalutazione dei pazienti che poi hanno dovuto fare un prelievo testicolare non epididimario, circa il 20% ha richiesto un ulteriore prelievo perché o il materiale non era sufficiente oppure non era stato fecondato l'ovocita. Totale dei recuperi è diventato il 100%. Tutti quelli che poi sono stati sottoposti a tesa hanno recuperato il 60% spermatozoi mobili, il 40% spermatozoi non mobili. Per cui, se con la tesa si riesce a recuperare al 100%, per quale motivo non dovremmo applicare la tesa a tutti i pazienti, anziché fare una procedura sull'epididimo? La domanda che fa l'andrologo al biologo è vero che la crioconservazione è più difficile nella tesa piuttosto che nella pesa? E poi una domanda a cui dobbiamo rispondere noi, guardando il follow-up dei pazienti, si è presunta una maggior morbilità della tesa rispetto alla pesa, cioè una puntura del testicolo dovrebbe dare in teoria più dolore, più rischi di infezione, più ematomi. Nella mia esperienza no, per questo io pesa non ne ho praticamente mai fatte, perché pungere un epididimo, a mio parere, può provocare più danni che non pungere il testicolo. Siamo d'accordo. No, sul... Ecco, la domanda che si pone allora a questo punto, tra le varie tecniche che sappiamo tutte efficaci, tutte, perché comunque il risultato è quello di dare degli spermatozoi utili alla biologa per effettuare una ICSI, la domanda che ci si pone allora a questo punto è l'idoneità alla crioconservazione del materiale che diamo alla biologa, perché sappiamo comunque tutti che ci si trova di fronte a necessità di congelare i campioni in vista di un successivo tentativo. Non sempre dobbiamo andare a fare un prelievo a fresco, spesso è importante avere a disposizione del materiale congelato. E tra tutte le tecniche, quella che permette praticamente sempre di congelare è la tese, cioè il prelievo chirurgico con apertura del testicolo, per cui a questo punto la tecnica percutanea trova spazio in chi non ha esperienza nella tese, che è comunque una pratica che è abbastanza semplice. Quindi prelievo epididimario o testicolare, non esiste un'evidenza clinica in letteratura che sia migliore prelievo epididimario rispetto al testicolare. Criocongelato verso fresco, questi sono i biologi che ci devono rispondere, ma anche qui non sono state dimostrate delle differenze significative nei risultati dall'utilizzo di spermatozoi prelevati a fresco oppure congelati e scongelati
per effettuare una ICSI negli outcome della procreazione assistita. Un caso invece diverso, se già c'erano dei dubbi sull'utilizzo di una tecnica percutanea nelle azoospermie ostruttive, nelle non ostruttive vi metto subito il diktat dell'Europa, che dice che negli uomini affetti da azoospermia non ostruttiva si deve effettuare con una raccomandazione di grado A un prelievo chirurgico, una tese o una microtese in chi ha l'esperienza sufficiente per effettuare una microtese. Innanzitutto perché permette un maggior recupero e permette una crioconservazione, ma qui sottolineano il discorso del rischio tumorale nei pazienti affetti da azoospermia non ostruttiva. Il dato dei recuperi, i recuperi con la tesa, con l'aspirazione del testicolo nelle azoospermie non ostruttive è veramente basso, una mediana del 23% in questi studi, che sono alcuni tra gli studi pubblicati, ce ne sono altri, però ho citato quelli più significativi. Ma qui il discorso è lo voglio incentrare sull'aspetto oncologico. Dicevo appunto che i pazienti infertili hanno un rischio oncologico, cioè un rischio di tumore testicolare, che in questa review è del 2,8, un rischio relativo di 2,8, quindi quasi tre volte più a rischio di un soggetto che non ha problemi di infertilità. E questi sono gli infertili. Se noi andiamo a vedere i non ostruttivi, abbiamo dal 3,5 al 6% di carcinoma in situ anche nel testicolo controlaterale, che nel 50% dei casi potrà evolvere nel giro di 5 anni ad un tumore vero e proprio. Questa è la nostra esperienza, risale ancora a diversi anni fa, e avevamo dimostrato che nel tumore a sole cellule, nella sindrome a sole cellule di Sertoli, riscontravamo il 26% di casi di noduli testicolari, non erano necessariamente tumorali. In due casi questi incidentalomi erano dei veri e propri tumori, un seminoma e un carcinoma embrionario. Il dato che comunque deve sempre metterci in allarme e assolutamente deve controindicare un prelievo percutaneo è la presenza di un aspetto a cielo stellato del testicolo. Questo è sicuramente un fattore di rischio oncologico importante. Questo è un paziente, questa vediamo il testicolo di destro, in cui è praticamente occupato interamente da una neoformazione seminomatosa. Nell'altro testicolo, che apparentemente era sano, privo di noduli, con un aspetto tipico cielo stellato, abbiamo trovato invece un tumore in situ del testicolo, per cui ha dovuto fare un'orchiectomia, prelievo chirurgico degli spermatozoi con crioconservazione. Fortunatamente era azoospermico, però c'era una situazione di con la microtesi abbiamo recuperato spermatozoi, e ha successivamente effettuato una radioterapia precauzionale sull'unico testicolo che è rimasto. Questa è una provocazione, prima non l'ho detto, che il 23% di pazienti in cui erano stati recuperati spermatozoi all'esame istologico erano praticamente tutte ipospermatogenesi. Allora, chi dice, questa è una provocazione, chi dice non facciamo la tesa nei pazienti non ostruttivi perché sono a rischio oncologico, ma noi sappiamo che recuperiamo soltanto nell'ipospermatogenesi, allora a questo punto possiamo comunque tentare di recuperare spermatozoi in questi pazienti, o comunque fare una tesa prognostica, perché se è vero che le SCOS sono la condizione predisponente al tumore e nelle SCOS non recuperiamo, possiamo eventualmente comunque provare a fare un prelievo percutaneo. Io non lo sostengo, però ho dovuto parlare di questo e quindi ho dovuto occuparmene. Questo è il lavoro a cui accennava il dottor Beretta, cioè in cui questo gruppo danese ha proposto di effettuare una tesa prognostica
in cui se venivano riscontrati spermatozoi si procedeva poi all'attesa terapeutica. L'unico paziente che non ha recuperato quella... Come? Allora, riepilogando, pazienti qui sono stati divisi in ostruttivi e non ostruttivi. Mi occupo dei non ostruttivi. 9 pazienti non ostruttivi hanno fatto un'attesa successiva, erano quelli che erano risultati positivi, cioè che avevano recuperato con l'attesa prognostica. In 9 pazienti, 8 hanno recuperato alla seconda attesa terapeutica, quindi l'89% di recupero. Un paziente di quelli che non ha recuperato è andato in microtese. Altri 8 pazienti che non avevano recuperato nella prognostica sono stati sottoposti a microtese. Uno solo ha recuperato con la microtese. Per cui il gruppo che ha fatto questo lavoro ha proposto di effettuare sempre una tesa prognostica prima della microtese, dicendo che la microtese aveva sicuramente molte complicanze in più. Lo stesso gruppo ha ammesso di avere poca esperienza con la microtese, per cui probabilmente avrebbe recuperato di più con la microtese e magari avrebbe avuto meno complicanze. Però è un dato che è abbastanza interessante. Questo invece è un lavoro storico, propugnato da Turek, è l'unico che veramente sostiene a spada tratta la mappatura del testicolo con il prelievo percutaneo, mutuando questa tecnica dalla biopsia prostatica, che è iniziata inizialmente. La biopsia prostatica, sapete, si faceva un prelievo a destra, un prelievo a sinistra, poi adesso si fa sempre una mappatura ampia della prostata per aumentare le possibilità di intercettare un tumore prostatico. E la stessa cosa è stata effettuata sul testicolo, cioè facendo praticamente 18 prelievi per ogni testicolo. Vi lascio immaginare fare 18 volte quello che abbiamo visto nel filmato. Turek sostiene che è molto meno traumatica questa procedura rispetto alla microtese, però non so quanto sia vero. Per cui Turek conclude che se troviamo meno di 2 siti positivi, quindi con spermatozoi, abbiamo con la microtese l'81% di successo. Se ne abbiamo 2, consiglia la microtese comunque, se abbiamo più di 2 siti positivi, lui consiglia la tese, che ha il 90% di successo. Se sono tutti positivi, ovviamente questo non è sicuramente un ostruito, per cui si fa la tesa e avremo praticamente il 100% di successo. Il tutto sì, prima era prognostica e poi la fa diagnostica, la fa terapeutica. Il tutto va confrontato con il tempo che viene impiegato dal biologo in laboratorio, per cui lui sostiene che è molto più time consuming effettuare una microtese piuttosto che non fare una tesa prognostica e aspettare poi il risultato e fare una microtese soltanto quando è indicato. Però concludendo mi rifaccio alla Cochrane che era stata accennata precedentemente, e la Cochrane che fa un po' il punto della situazione dei prelievi chirurgici e dice che assolutamente a tutt'oggi non c'è una evidenza sufficiente per consigliare una o l'altra delle tecniche per il recupero degli spermatozoi dal testicolo. Vi ringrazio per l'attenzione. Io ero partita un po' così. Posso far rivedere il video? L'unica cosa. L'unica discussione alla fine, sì. Lo volevo far rivedere perché in realtà è stato talmente veloce. Ma
Tanto, guarda, basta che parte, se riesce a partire. No, volevo far rivedere soltanto il laboratorio perché non era finito e poi sono partita. E questa è la visualizzazione dello spermatozoo a vari ingrandimenti, 10x, 20x, 40x, per poter poi fare la ICSI. Non era finito del tutto, per cui lo volevo far finire... Perché in fondo c'è una parte che questa è una zoospermia ostruttiva, con un ago aspirato da testicolo di un paziente con fibrosi cistica. E l'altra invece è un'ipospermatogenesi lieve, si vede leggermente una delle cellule in più, si vede un po' di differenza, che di solito noi non la facciamo, ma si può tentare. Sempre se parte. Non c'è modo di... E questo è il bordo del PVP. Ecco, questa è l'ipospermatogenesi lieve, si vede la differenza, ci sono molte più... l'altro caso con ipospermatogenesi lieve, si può tentare di fare un prelievo comunque a livello percutaneo del testicolo, il quantitativo di cellule è maggiore, comunque il procedimento è più o meno lo stesso. Si cercano ovviamente di prendere gli spermatozoi con morfologia migliore e motili. Dopo anni di... si depositano nella goccia di PVP e poi si insemina. Questo sono di vari tipi di spermatozoi che in generale si ritrovano nell'eiaculato, ma alcune forme anomale possono trovarsi ovviamente anche nel testicolo. E queste sono quelle che noi troviamo in generale, che magari uno forse non si aspetta, a livello di un citologico, di un ago aspirato. Ci sono tantissime forme, sia mature che immature, e io ho abbastanza problemi, vorrei sottolineare, ma ve lo porto giusto per far capire che ogni tanto, sì, colorati col blu di anilina, che ogni tanto, non sempre, lo spermatozoo morfologicamente più bello spesso è quello migliore, per cui era solo così per curiosità personale, perché ogni tanto... magari potremmo comunque capire meglio lo sviluppo della situazione. Grazie.